questo preciso momento abbiamo la prima intervista della mattina, la facciamo con Valeria Caucino che presenta il suo singolo Over the Pain. Diamo il benvenuto e auguriamo il buon fine settimana, Valeria. Ciao. Grazie, buongiorno. Buongiorno Valeria. Come stai innanzitutto? Tutto bene, molto bene, grazie. Oh, che bella voce allegra. Squillante. Squillante. Qualcosa mi dice che sei andata a letto presto ieri sera. Sì, sicuramente, ecco. Non ho suonato. Ah. Senti Valeria, vuoi raccontarci un po' di te o perlomeno ai nostri ascoltatori? Vuoi raccontare la tua storia musicale? Ho iniziato da adolescente, ma non voglio farla così lunga perché gli anni che sono passati sono tanti. Ho iniziato con il folk americano da autodidatta e poi negli anni ho iniziato a apprezzare anche la musica irlandese con la quale ho suonato anche in vari gruppi. E ultimamente ho appunto pubblicato un disco invece di pezzi miei, o meglio alcuni miei e alcuni di amici musicisti, rifacendomi però a queste radici, quelle che sono della mia gioventù e adolescenza, e quindi ho messo in questo disco la mia esperienza vocale e compositiva. Ecco, i brani sono tutti in lingua inglese proprio perché riflettono il gusto musicale di quelle aree. Ok, quindi parliamo di folk. Esatto, sono folk. Com'è che ti sei appassionata a questo genere? Molto particolare. Sì, infatti non è così usuale, soprattutto allora, ma non c'è un motivo particolare, ce l'avevo nel sangue, era una cosa che mi piaceva, rispetto alla musica del mio tempo, perché all'inizio appunto negli anni 80 la musica elettronica era quella che andava per la maggiore, e invece io seguivo ancora quella di 20 anni prima. E questo è molto bello, anche perché riprendere il passato e poi portarlo nel presente con una nuova chiave, delle nuove sonorità, è bello, fa piacere. Senti, invece questo album che tu hai creato, At the Break of Dawn, ok? Vuoi inserire un po', parlare dei brani che sono contenuti al suo interno e poi entriamo a parlare di Over the Pain? Sì, questi sono 11 brani, l'ultimo in lingua italiana che era stato composto per un festival italiano, e gli altri 10 sono invece in lingua inglese, alcuni miei, alcuni di altri amici. I contenuti dal punto di vista dei testi non sono omogenei, ci sono canzoni d'amore e anche canzoni che parlano così della vita in generale, delle difficoltà, sempre però con un fondo di speranza. E invece il singolo, che tra l'altro è accompagnato da un videoclip che si può vedere su YouTube o sul mio sito, il singolo appunto è Over the Pain, e musicalmente può ricordare proprio quella musica di cui parlavo prima, quella dell'Irlanda, quindi queste atmosfere un po' evanescenti, molto rilassanti, e sono dovute agli arrangiamenti che abbiamo scelto di mettere. Al di là del genere musicale c'è comunque un messaggio importante, cioè è perché è un po' un'analisi sulle difficoltà di vivere combattendo le angosce interiori che ci conducono a pensare di non farcela. Sì, proprio la canzone a un certo punto dice bisogna cercare di rallentare, esatto, la giornata. Perché questo messaggio, Valeria? Eh beh, penso che tutti noi ne abbiamo bisogno adesso, io per prima, okay, ma è proprio una cosa globale per la società di oggi. Ecco Valeria, tu in inizio di intervista hai parlato, hai detto ieri sera non ho suonato, hai in programma delle serate in giro per l'Italia? Sì, in maggio ne ho diverse, si possono consultare le date sul mio sito www.valeriacaucino.it. Ecco, poi a livello social dove ti troviamo? Mi trovate su Facebook e lì ho, insomma, le pagine sono sempre aggiornate, ho la pagina dell'album, la pagina artistica e il profilo personale, quindi c'è veramente quello che volete. Un artista a 360 gradi, come è giusto che sia. Senti, i tuoi dischi sono recuperabili anche sui digital store? Certo, anche su iTunes, anche le singole tracce, oppure nella mia città, Biella, c'è proprio un negozio che li spedisce in tutto il mondo, CD fisico per chi lo volesse. Ah, perfetto. È vero, tu sei di Biella, mi fai un saluto al Santuario di Europa? Certo. Con la Marina, ciao ciao. Lo vedo dalla finestra. Ah, che meraviglia. Fantastico, fantastico, bellissimo. Senti, Valeria, grazie per essere stata con noi. Bocca al lupo, si dice. Buona fortuna. Grazie. E adesso ascoltiamo il tuo singolo, ti auguriamo buon fine settimana. Over the Pain. Ciao. Ciao Valeria. Ciao Valeria, grazie. Valeria Caucino a Radio Panda, la tua radio.